il 24 gennaio è andata in onda su Rai 2 la prima puntata della quarta stagione di Boss in incognito con Nicola Savino al posto di Flavio Insinna. Il boss che si è camuffato da operaio e guida di Stefano, figlio di uno dei quattro fondatori del maglificio Gran Sasso, azienda attiva sin dal 1952, nata in un paesino tra Marche e Abruzzo, era mai famosa in tutto il mondo. Il boss in incognito ha incontrato Antonella, Alexandria, Cristiano e ancora Irene e Serafina, addetta alla stiratura. La sua storia ha particolarmente colpito gli oltre 2 milioni di spettatori sintonizzati su Rai 2, ma ha emozionato parecchio anche lo stesso boss in incognito, che ha voluto ricompensare l'umiltà e la sua serietà con un regalo davvero speciale, anzi più di uno. Voglio premiare il tuo entusiasmo e la tua professionalità, così si è rivolto il boss in incognito dell'azienda sul Gran Sasso a Serafina e così le ha regalato un assegno da 3.000 euro, il viaggio di nozze che non ha mai fatto e inoltre ha fatto una donazione per la ricerca sulla sclerosi multipla. Su Twitter almeno la metà degli spettatori ha commentato la prima puntata dedicata all'Abruzzo ammettendo di essersi sciolti in lacrime. Un pensiero poi è stato rivolto agli abitanti di questa terra martoriata e messa a dura prova in questi mesi di cataclismi. Qualcuno ha scritto «Forza Abruzzo», qualcun altro ha cinguettato «La storia di Serafina è commovente ma raccontata con delicatezza e il giusto pudore». Grandi gli autori di Boss in incognito.